Allora, oggi prima di tornare alle trasformate Fourier, andiamo a toccare quell'argomento che avevamo accennato ieri, cioè la commutazione. Allora, supponiamo di avere due funzioni f e g da Rn a valore di n. Allora, do prima la definizione di prodotto di convoluzione, poi andiamo a vedere quando è che questo prodotto di convoluzione esiste, cioè abbiamo le condizioni sufficienti. Allora, chi è F star G, prodotto che si chiama prodotto di convoluzione di F e G, valutato in x? Questo è un integrale. È l'integrale su Rn di F di x meno x per g di x di y. Ok? Allora, quello che serve, immaginate g normalmente può essere anche una funzione continua, vedremo, più regolare, più prodotto, insomma, basta che una delle due sia regolare, che il prodotto della funzione è regolare. Però, sostanzialmente, cosa ci serve? Per esempio, se F e G sono un L1 di R, di Rn, questo prodotto esiste. Allora, andiamo a vedere se io voglio fare l'integrale su Rn di F star g di x in valore assoluto. O x, ovviamente siamo in Rn, quindi x è uguale a x1 xn, y è uguale a y1 yn, dx dy è sempre la misura di Lebesgue in Rn. Chiaro? Allora, questo come lo posso indicare? Lo posso indicare, scusate, qua è Rn, la funzione dx, dy, quindi posso indicare con l'integrale su Rn di, vado a sostituire, valore assoluto di integrale su Rn di f di x meno y di y, in dx. Allora, la prima cosa che posso fare, il valore assoluto lo porto dentro e questo passa a minore uguale. Voi scrivete minore uguale, scrivete. Poi cosa posso fare? Adesso la funzione integrale che sta dentro questo integrale iterato è una funzione non negativa, misurabile, perché il prodotto di due funzioni è misurabile, quindi sicuramente si può integrare, alla peggio l'integrale può fare più infinito. Però vediamo cosa posso fare. Posso applicare Fubini, cioè posso scambiare l'ordine di integrazione, perché so che se sulla funzione positiva scambio l'ordine di integrazione, l'integrale non cambia. Quindi qua avrò uguale, qua faccio dx dy, scambio anche l'insieme, tanto sono Rn e Rn, quindi non cambia nulla. E però adesso rispetto a x, g di y com'è? Costante. Il modulo del prodotto è il prodotto del valore assoluto del prodotto del valore assoluto del prodotto del valore assoluto, quindi questo è uguale
uguale integrale su Rn di f di x meno y in valore assoluto a allora c'è integrale su Rn, integrale su Rn questo è dx, poi fuori di questo integrale c'è g di y in dx. Però guardate l'integrale interno. Chi è l'integrale interno? Beh, se non c'era la y, questa era la norma L con di f. Ma con la y che cosa avete fatto? Avete preso la funzione e l'avete traslata. La norma L1 mica cambia. Se io rifaccio la traslazione di modo che y è fissato qua dentro. Quindi l'integrale interno non viene altro che la norma di f in L1 di Rn e poi viene il valore assoluto di g di y in dy. Beh, allora questa è una costante, adesso non dipende dalla traslazione, quindi non dipende da y, quindi è una costante che non dipende da y si può portare fuori, e quello che rimane è la norma di f in L1 di Rn per la norma di g in L1 di Rn. Una volta che avete portato fuori questo, quello che rimane è la norma di g in L1. Ma questo chi era? Questo integrale per definizione non è altro che la norma del corpo di convoluzione f convoluto con g in L1. Perché la norma L1 di una funzione non è altro che l'integrale con la sua. Quindi cosa abbiamo scoperto? Che se f e g sono in L1, il prodotto di convoluzione sta pure in L1, non solo, ma abbiamo anche scoperto che la norma del prodotto si può maggiorare col prodotto L. Le funzioni sono strettamente positive perché non ho privato il d. C'erano i moduli, quindi c'erano i valori assoluti, quindi è tutto sì. Va bene. Adesso andiamo andiamo per il primo obiettivo, poi andiamo subito a vedere alcune proprietà, perché il prodotto di convoluzione ha parecchie proprietà. Comunque andiamo a vedere che innanzitutto f sta g, adesso mi metto almeno che f e g sono L1 più 2, è uguale a g sta f. La prossima convoluzione è commutativa. Allora, chi è f star g? X uguale integrale su Rn di f di y di x meno y in di f di x meno y. Usiamo la stessa definizione, in realtà potete usare anche questa definizione. Faccio chi è g star f? Integrale su Rn
di g di x meno y per f di x. Allora, qua in uno dei due qua voglio fare una sostituzione v uguale x meno y sopra. V uguale x meno y. Allora, quando vado a fare questa sostituzione, dove varia, quando y varia in Rn, x meno y varia pure nello spazio tutto Rn. È vero che c'è il meno, però meno Rn uguale Rn. Poi con la traslazione rimane Rn. Quindi questo diventa integrale su Rn di f di v. E chi è y? Y è uguale a x meno v. G di x meno v, in del v, che ci manca? Il valore assoluto del determinante lo Jacobiano. Ma chi è lo Jacobiano? Chi è del v in del x? Questa è una matrice, questa è una funzione da Rn in Rn. Chi è? Meno identità. Meno identità. Vedete? V1 uguale x1 meno y1, del v1 in del y1 fa meno 1, tutte le altre fanno 0, così via. E chi è il determinante di meno identità? Meno 1 alla n. Ma chi è il valore assoluto del determinante di identità? 1, perché ho più 1 meno 1, quindi qua ci va 1. Vi ricordate il teorema di cambiamento di variabile? Qua ci va 1. E allora, se qua ci va 1, cosa faccio? V lo richiamo y e ottengo questo. V è una variabile muta, ci sto integrando sopra, una variabile che sta in Rn. Quindi, questa scrittura è la stessa. Allora, vediamo un caso molto particolare. Allora, supponiamo che G, poniamo che G sia una funzione, cominciamo con C0, poi vedremo che possiamo prenderla in realtà C infinito. C0 della palla 0, 1 G uguale a 0 su la frontiera di B e G maggiore uguale a 0 e G c'è una roba fatta così, se stiamo in R può essere una qualunque cosa fatta così. L'importante è che se siamo in R la palla di, diciamo, di centro origine raggio 1 è l'intervallo meno 1. Una qualunque cosa positiva continua che si annulla fuori, diciamo, quindi io metto g di x, g di y uguale a 0 se y non appartiene alla misura della parte 0. Ok? Una funzione del genere si chiama continua a supporto.
supporto compatto, e poi ci sono queste altre due proprietà, che è positiva e di normale, di integrale uguale. Quindi non è altro che una distribuzione, una densità di probabilità, insomma, se volete. Però la volete, continua a supporto compatto. Si può fare? Sì, si può fare. Prendo per esempio la funzione fatta a tenda, prendo l'A uguale a 1, oppure prendo una funzione, come mi pare. Però la voglio continua, non voglio una cosa, per esempio una distribuzione di probabilità con una, diciamo, costante qua dentro e zero fuori, perché quella non è così. Ok? Voglio così. Ok? Allora, andiamo a vedere che succede. Chi è F? Da questo era Y, questo era X. L'ho chiamata Y la variabile, vuol dire chiamata Y. Allora, andiamo a vedere che succede quando vado a fare i prodotti con moduli di F con G. F star G. Calcolare X, chi è? È l'integrale su Rn, questo è un caso particolare, qua n è uguale a 1, ma in generale siamo in Rn, di f di x meno y, g di y, in de y. Che significa? Allora, g, se stiamo in Rn adesso, chi è B01? Il cerchio, la palla per meglio dire, se siamo in Rn, qua lo faccio in tridimensionale per fare capire, dicendo l'origine è di raggio. Chiaro? La funzione G qua dentro, adesso sto guardando solo il dominio della G, qua dentro può avere valori positivi, fuori c'ha valori nulli. L'integrale dei valori della G qua dentro fa 1. È chiaro? Allora, quando vado a fare questo, quando è che f di x meno y si scontra con un valore che non è nullo? Cioè, questo qua, che cos'è? È uguale all'integrale su b01. Perché fuori di B01 la G vale 0. B01 aperto, chiuso, non conta, perché no. Ok? Di che cosa? Di F di X meno Y per G di Y. È giusto o no? Ok. In ma questo qua io lo posso scrivere anche come integrale sulla sfera di centro x e di raggio 1 di x meno y, lo chiamo v, perché questo x meno y che cos'è? X meno un vettore che sta nella sfera di centro x e di raggio 1. X sta qua. Adesso vado a fare la sfera. Prendo la sfera, la centro qua, io prendo V, questa era V, X meno V che è questo qua, ma a parte il meno che ribalta tutti questi vettori, ma la sfera si ribalta su se stessa, ma chi mi viene quando faccio tutti i vettori del tipo X meno Y con Y che sta qua dentro? Ottengo tutta la sfera di centro X e di raggio, quindi V sta lì. E chi è G di Y? È g di x meno v in de v. Solito discorso, lo io ho il valore assoluto del mio aiutato. Ok, scusate, qua ci manca g di x. Ok, quindi io sto prendendo, allora, questo g di x meno v, che cosa significa? Che io prendo x,
prendo la G, a parte il meno, G di meno Q che sembra una funzione che a supporto compatto su questa sfera, la sto spostando di X e quindi la sto considerando qua vicino. E cosa faccio? Ogni valore della funzione in un punto Q che sta qua dentro lo vado a moltiplicare per la funzione G di X meno Q, che è una funzione continua a supporto compatto che sta qua dentro. Poi faccio il prodotto e poi faccio l'integrale. Che cos'è questo? È una media. Cioè io sto mediando tramite la funzione G, riportata qua, i valori di F su tutto. Immaginate, per capire che è una media, immaginate che voi invece di avere un insieme continuo, invece di avere una palla, cioè avete tre punti. Allora, per avere tre punti, per avere una funzione che l'integrale faccia 1, la misura deve essere una delta di Dirac, no? Per esempio mettiamo i punti saranno un mezzo, un quarto e un quarto. Allora, in quel caso, quando io prendo i valori della F su questi tre punti e li moltiplico, il valore in questo punto lo moltiplico per un mezzo, il valore in questo punto lo moltiplico per un quarto, il valore in questo punto lo moltiplico per un quarto e faccio la somma, che cos'è? Una media su quei tre punti. E qua invece di fare una media su un insieme finito tramite dei pesi, questa è una media pesata su questo cerchietto qua con dei pesi variabili. Da chi dipende il peso? Dal valore della G. Per esempio, se la G è fatta come normalmente è fatta in questo modo, chi sarà più pesante? Sarà un po' più pesante i valori che stanno più vicini qua e saranno un po' via via meno pesanti quelli che stanno più vicini qua, più vicini. Però alla fine è una media. Ok? Però cosa ci interessa di questa media? A me interessa sapere se se io qua non ci metto P01, ci metto Rn, questo è vero. Lo stesso. Perché tanto fuori di P, qua se qua ci metto Rn, F di V, G di X meno V, in del V. Questo è vero lo stesso. Che invece di essere la sfera di centro X e di raggio 1, e tutto il Rn, ma tanto fuori fa 0. Ok? Adesso qua non si vede bene, ma qua si vede bene che cosa? Che allora cosa ci voleva affinché questa funzione fosse continua? Che cosa ci voleva? Ricordate? Ci voleva che la funzione, questa funzione qua, fosse continua nella x. Questa non si vede perché la f non lo dice nessuno che è continua, ma la g è continua nella x. Quindi qua per fissato v, questa funzione qua è continua nella x. Ma poi che ci voleva? Che nella v dovevano essere tutte equi limitate, cioè tutte dominate da una stessa funzione sommabile. Ed è possibile perché, allora, se vado a vedere f di v per g di x meno v, con che cosa lo posso maggiorare? Io lo posso maggiorare con f di v per il massimo di g. G è una funzione definita su una sfera di centro d'origine di raggio 1, è continua, la sfera l'ho presa chiusa e quindi c'è un massimo pure col valore assoluto. E questa funzione qua è sommabile in V, è certo che è sommabile in V perché la F l'ho presa L1. Ok? In realtà per fare questi discorsi
basta ancora meno, perché siccome la GF è al supporto compatto, la F la posso prendere le 1 lock, ma non vi do la definizione perché sennò faccio solo. Allora, pensate, la F è L1. Questa funzione è L1. Sì, questo è il massimo, è dipendente da è un massimo di una funzione fissa, quindi n, che ne so, qua era 3. Chiamiamola n. Ok? Ok. Quindi questa è una costante, questa è una funzione sommabile, quindi per ogni x queste sono tutte quante limitate alla stessa funzione costante, che significa che la funzione prodotto di convoluzione è continua. Quindi ho trovato un'altra proprietà, che se io vado a fare, questo qua si chiama nucleo di convoluzione. Nucleo di convoluzione. Ok. Se vado a usare un nucleo di convoluzione continuo e positivo, cioè una specie di funzione peso, che mi fa una specie di media della mia funzione, anche se parto da una funzione L1, una volta ci ho fatto la convoluzione è diventata così. Ok? Supponiamo che adesso la f e la g invece di essere c0 sia c1. Che cambia qua? Non cambia niente. Cioè nel senso, questa è continua. Questa è c1 nella x. Quindi, per vedere se è c1 anche quella, cosa devo vedere? Devo vedere non solo se sono equilimitate queste, ma anche se sono equilibrate, diciamo, tutte quante, anche queste qua. Ma queste qua dice, ma sono tante, ma sono un numero finito. Quante sono? N più 1, quella che senza la derivata. Ci sarà un valore massimo della funzione, siccome la funzione è fissa, la funzione ha un massimo, sì. Le sue derivate non sono positive, però sai che quella funzione sale e scende. Siamo pure su Rn, nella figura c'è una sola derivata, no? Però se la funzione è definita su Rn c'è n derivata. Ogni funzione di queste è fissa. Dice, vabbè, ma qua c'è la x, qua c'è la x, non significa niente, perché il massimo di questo sulla sfera di centro x di raggio 1 è uguale al massimo di questa funzione qua sulla sfera di centro z di raggio 1, semplicemente la traslazione, quella serviva solo a spostare. Quindi che cosa succede? Che tutti questi massimi sono delle costanti, quindi tutte queste funzioni sono maggiorate da certe costanti per f di in modo assoluto. Prendo la più grande delle costanti, la chiamo m, tutte quelle funzioni sono mie uguali di m f di v, che significa che questa è c1 pure l'n. E come si fa? È la derivata, si può fare più o meno sotto i segni integrali. Dove la scarichi la derivata quando la devi fare sotto i segni integrali? No, la scarichi qua. Cioè questa la puoi derivare sotto i segni integrali. Questa no, perché non ce l'hai la derivata rispetto a x. Se la scrivi così, la puoi derivare sotto il segno integrale. Qua no. A meno che non fai le derivate altre. Teorie di derivate deboli, ma non in realtà non. No, la devi scrivere sempre così per poter scaricare la derivata debole. Chiaro? Okay. La derivata su x. La derivata su x. Perché se tu la fai la derivata su x, la devi fare qua. E la f ce l'ha la derivata su x. Le derivate su x, non ce l'ha, è le. Allora, anche tecnicamente andiamo a vedere il massimo, noi ci troviamo la maggiore. Quando andiamo a vedere il massimo, sì, derivata in d x con x.
È giusto. Sono le derivate rispetto alle componenti della x, non della componente della. Però il discorso è quello di prima. Va bene. Quindi, e se questo è c infinito? E questo sarà. Vabbè. F sta qui. Come sarà? C infinito. Quindi, praticamente, cosa ti succede? Che quando tu vai a fare la convoluzione, posto che la possa fare, allora se una ha supporto compatto, basta che l'altra sia in L1 lock, perché ti interessa che lock che significa? Significa che quando lo vai a prendere sul limitato è L1. Allora tu ogni volta che vai a fare L1 vai a scontrarlo con quella che la muovi e vai a fare l'integrale su un limitato, su un limitato. Per esempio, perché si deve parlare di L1 lock? Prendi la funzione 1 su Rn, non è L1, però è L1 lock. Quindi la funzione L1, tu ci puoi fare la convoluzione con un nucleo di convoluzione. Nel caso in cui siamo in C infinito e la funzione ha queste caratteristiche, si chiama un mollificatore. Mollificatore perché la funzione convoluta è C infinito. Ok? Allora dice, ma qualcuno potrebbe avere dei dubbi, ma ci sta una funzione C infinito che fa questo? E certo che ci sta una funzione C infinito che fa questo. Prendiamo questa funzione qua, prendi su Rn, prendi questa funzione qua. Prendo la funzione di y uguale e alla meno 1 fratto 1 meno norma di x quadro, norma di x. Allora, questo qua se l'avevi scritto per stesso è l'esponenziale di meno 1 fratto 1 meno somma di yh per h che vado domani in yh. Lascio un po' di spazio perché poi ci devo correggere una cosa, cioè, non la cioè ci devo mettere la costante giusta davanti. Allora, com'è fatta sta funzione? Ora, quando è che è definita questa funzione? Sicuramente è definita all'interno della sfera di centroliti e di raggiungimento, perché fino a che questa somma al quadrato è minore di 1, questo è maggiore di 0, questo lo posso fare, l'esponenziale di meno 1 su questo lo posso fare, ok? Allora, come è fatta? Guardate, guardo solo il dominio in R2. Allora, qua quando vale? Nell'origine quando vale? L'origine vale 0, 1 e alla meno 1, qua vale 1, 2. Poi, mano a mano che... Allora, innanzitutto è una funzione radiale, perché questo non è altro che il raggio al quadrato. Allora, per esempio, mettiamo che siamo a raggio 1/2. Allora, qua quando viene? Se il raggio è 1/2, il raggio al quadrato fa 1/4, 1 meno 1/4 fa 3/4, 1 fratto 3/4 fa 4/3 e alla meno 4/3. È aumentato o è sceso? È sceso. Quindi questa funzione fa così. Diciamo se la vedo in funzione del raggio, sta scendendo. È chiaro che questa funzione è C infinito, fino a che non arrivo a R uguale a ρ uguale a 1 come funzione del raggio. E quindi è chiaro che è C infinito rispetto a tutte le variabili. Potete fare tutte le derivate che volete, l'unico pezzo che rimane che potrebbe dare problema è sempre questo, e quindi non sta nessun problema. Vengono funzioni razionali che diciamo sempre questo denominatore.
provate a fare derivate prima, derivate seconda. Adesso che succede? Quindi qua stava 1 su E, a 0 stava 1 su E, poi la funzione scende e quando il raggio arriva a 1, la funzione a quando è arrivata? Quando arriva a 1 non è definita, perché 1 su 0 si può fare, però diciamo che è 1 meno epsilon questo. Il raggio quadrato non è proprio 1, è 1 meno epsilon. 1 meno 1 meno epsilon fa epsilon, 1 su epsilon è molto grande, e alla meno 1 su epsilon è molto piccolo. Quindi praticamente questa cosa fa? Quando arriva 1, meno 1 è 1, il raggio sta tendendo a 0. E uno dice, vabbè, tende a 0 lei, ma le derivate no. E le derivate pure. Perché cosa succede? Quando voi andate a fare le derivate, escono fuori funzioni razionali della y, ma questa esponenziale ci rimane sempre. Allora, quando avete una funzione razionale di qua, anche se la funzione razionale va più infinito, quando lo tende a 1, questo va a 0, questo qua è un esponenziale in 1, meno 1 fratto 1 meno lo quadro, e quindi vince sempre, quindi vince l'esponenziale. Quindi che cosa significa? Questo è esattamente, se vi ricordate, fatto sul modulo dell'esempio di quella funzione che era c infinito ma non era analitica. Allora, come è fatta questa funzione? Questa funzione è fatta in maniera tale che qua ci arriva a 1 e a meno 1, ci arriva che vale 0, ma ci arriva proprio piatta, arriva piatta sia di qua che di là, quindi tutte le derivate continueranno a tendere a 0. Quindi se la funzione la estendete 0 da 1 in poi e 0 da, fino a meno 1, diciamo 0 per modulo di y maggiore o uguale di 1 in Fn, questa funzione, quindi la funzione è, la funzione vera è questa se norma y è minore di 1, 0 se norma y è maggiore o uguale a 1. Questa funzione è c infinito, è c infinito c. Non solo, il supporto di G, cioè dove i punti, il supporto di G è la chiusura dell'insieme dei punti dove una funzione è diversa da 0. Allora, questo si fa per le funzioni con a meno con supporto. Questa funzione dov'è che è diversa da 0? Nella sfera di tangente origine di raggio 1. Però siccome lo devo prendere chiuso, questa è la sfera di tangente origine di raggio 1, chiuso. Quindi questa qua è c infinito c, si annulla fuori dalla sfera di raggio 1. Poi la g com'è? È un'esponenziale, quindi è maggiore o uguale, cioè qua vale 0, qua è un'esponenziale, comunque è maggiore o uguale a 0. E che c'è rimasto da considerare? Se l'integrale fa 1. L'integrale non farà 1, perché però l'integrale di questa farà lambda n, perché questa voi ve l'andate a calcolare, dipende solo da come è fatta la funzione. Fate, lo normalizzate, io prendo lambda n l'integrale su b01 di x, diciamo di e alla meno 1 fratto 1 meno y uguale in denso. Questa è una funzione continua, quindi c'è un massimo integrabile tranquillamente. Allora, lambda n perché dipende da n, perché a seconda di dove stiamo cambia. Divido con lambda n e questa funzione adesso quando andate a fare integrale, integrale fa lambda n su lambda n, cioè la normalizzate, no? Per esempio, se avevo dimensione 1, questa andava da 1 su e a 0, non fa 1 l'integrale, perché questo 2 per 1 su e già è minore di 1. Quindi questa l'area di questo rettangolo è meno di 1, l'integrale di questa qua è ancora più piccola. Però che fai? La normalizzi, la alzi un po', la moltiplica una costante così, e l'integrale si può. Ok? Bene. Bene. Nel senso che io adesso sì. Poi cosa posso fare? Una volta che ho questa funzione che fa il modificatore standard, che è quello che io posso modificare
anche, cioè cosa posso fare? Posso fare G con epsilon di Y a chi è uguale? È uguale a G di epsilon Y per quanto? E qua lo devo moltiplicare. Allora, G c'aveva integrale che valeva? Adesso G di epsilon Y dov'è che si annulla? Nella sfera, dicendo l'origine di raggio epsilon. Ma quando vado a calcolare l'integrale di questa, quando mi farà? Non mi fa epsilon. In questo caso mi fa epsilon. Ma se sto in R2, le dimensioni sono 2, quindi mi fa epsilon 4. Perché? Epsilon x, se fate la, chi è la? Questa è la matrice di cambiamento di carriera, epsilon x. Beh, del jacobiano. E il determinante di questo non fa epsilon, fa epsilon alla n. Quindi qua ci va 1 per epsilon alla n. Se voi stringete in tutte le direzioni, no? Dico epsilon in questa direzione, epsilon in questa direzione, integrale si moltiplica per epsilon 2, e quindi devo, per rinormalizzare devo dire epsilon 2. Ok? Allora, cosa posso dire di f star g epsilon calcolato in x? È che questo è c infinito. Questo è c infinito, però in qualche senso deve avvicinarsi a f quando epsilon tende a 0, nel senso di, diciamo, di norma. Vabbè, poi lo vediamo. Va bene? Allora, puoi fare un attimo, non voglio introdurre altra entropia. Vediamo un po'. Cerchiamo di fissare i concetti che abbiamo introdotto fino ad ora, poi continuiamo nella seconda volta. Vediamo intanto quanti minuti ci abbiamo. Sì. Allora, dicevo, noi abbiamo introdotto questa definizione. Questa definizione. Io voglio fare questo prodotto che adesso faremo degli esempi, che avviene tramite questo integrale delle due funzioni di cui una è fissa e un'altra la devi vedere con la scala. Okay. E dice perché c'è meno, se qua fosse più, se qua fosse più sarebbe lo stesso una convoluzione, però ci sta meno perché conviene, generalmente conviene meno. Ma questo lo puoi vedere come più y e meno y qua. Quindi se g è pari, come se g è pari, come molto spesso è, cioè g di y è uguale a g di meno y, no? O ci metti più o ci metti meno è la stessa cosa. Però per, diciamo, una questione di comodità si mette di meno qua, non è per. Così intanto è commutativo, no? E quando tu scarichi dall'altra parte ti viene meno. Se no, se no, no. Quindi questa lezione innanzitutto c'ha perfettamente senso quando g e f g sono L1, ma non solo. Se sono L1 però abbiamo visto che il prodotto di convoluzione, la norma L1 del prodotto di convoluzione è minore o uguale della norma L1 di f per la norma L1. E già questa pure è una cosa interessante. Perché io ho un integrale fatto con due funzioni L1,
che si può fare? Quell'integrale, quando vado a moltiplicare f, teoricamente, quando io vado a moltiplicare f di x meno y per g di y, uno è l'1 e l'altro pure l'1, quell'integrale, teoricamente, non si può fare, perché il prodotto di due funzioni l'1 non sta in l'1, cioè. Però quello mi dice che sta quasi sempre in l'1, per forza, perché sennò quell'integrale doppio non convergeva, invece converge. Ok? E quindi questa integrale si può fare, e l'integrale, ripeto, la norma L1 del prodotto di composizione è meno uguale alla norma L1 della prima e la norma L1 della seconda. E questo già è un fatto interessante. Ma quando abbiamo fatto questa cosa abbiamo capito in realtà, cioè il punto fondamentale è questa uguaglianza qua. Io posso scaricare la x dall'altra parte. Allora a me viene in mente che questa qua non è altro che l'integrale della f per un nucleo di integrale, in questo caso un nucleo di convoluzione, perché ci sta essendo venuto dall'altra parte. Però io dai teoremi di continuità della funzione che dipendente da un parametro, dai teoremi di, diciamo, delle variabilità di funzione dipendente da un parametro, so che se io posso, se la g è continua, se la g di x meno 1, che è la stessa funzione spostata, quindi se la g è continua e la x, diciamo, la funzione di x, g di x meno 1 è stracontinua. Non solo, se è c1, anche quella è c1 e posso derivare. Non solo, ma per la struttura di questo nucleo, quando vado a fare a maggiorare, io posso maggiorare tutto con funzioni che sono delle costanti per f di v in valore assoluto. E allora quante sono queste funzioni? Pure che sono tante, prendo la costante più grande e quindi posso dire che quella è in gk per, se g è c infinito è gk per ogni k, e quindi pure lei è c infinito. E quindi è una cosa interessante, cioè se la convoluzione sembra prendere le proprietà della funzione che ha più proprietà, cioè basta che una delle due sia c1, c2, basta che l'altra, se una è, se c2 è supporto compatto, basta che l'altra è l1 log, che è il prodotto di convoluzione è c2 a supporto compatto. Certe volte vedremo, adesso facciamo l'esempio, il primo esempio quale sarà? Quello di ieri, no? Facciamo la convoluzione della rect con la rect e ti viene la tenda. Quella non è continua né l'una né l'altra, non è continua né l'una né l'altra, però sono supporto compatto tutte e due, e questo fatto ti dà che il prodotto di convoluzione è continuo. Ok? In realtà se tu fai l'integrale, cioè fai il prodotto di convoluzione della rect con una funzione L1, quella viene comunque continua. Ok? Una funzione di, anche L1. Sì, anche L1. Ok? Però quello è un risultato un po' più delicato. Però è continuo. Però quindi certe volte è pure meglio, perché una è L1, l'altra è l'infinito, manco continua. Però il prodotto di convoluzione può venire continuo. E questo è un fatto di per sé già notevole. Ok? Poi abbiamo detto anche che se io interpreto la funzione g, la costruisco in modo tale che sia una densità di probabilità in R, in R2, in Rn, dove ci troviamo, e quella, quando vado a fare il prodotto di convoluzione, altro non è che una media della f fatta rispetto a quella densità di probabilità. Io sto prendendo la mia f, c'ha dei valori, io sto dicendo che sto considerando i punti in una certa zona con una certa densità di probabilità, l'ho presa a supporto compatto per comodità, così non, per avere un effetto locale, e non sto facendo altro che la media su quella sferetta pesata con i valori della g, che sono i valori della densità di probabilità, dei valori della f.
Quindi un altro modo di interpretare i prodotti di convoluzione, se ho un diciamo mollificatore, vabbè, mollificatore presuppone anche che la F sia C infinito, però l'importante diciamo, è che sia positiva e a integrale 1, sto facendo una media. Poi che la media sia fatta una funzione particolarmente regolare, questo è perché non modifica tutto. Però il discorso della media viene anche se la G è semplicemente una funzione continua positiva con integrale 1. Va bene? Ma anche se non è continua, insomma, sembra la media F. Basta che sia L1. Ok?